Bentornati ragazzi. Allora, abbiamo appena superato quel mezzo casino, crashando il gioco chiaramente in finale, con una tizia che è scesa giù da un elicottero, esercito privato della Osb, cioè preso dal sindaco Osborne, sostanzialmente l'aveva promesso, insomma, che avrebbe instillato questo nuovo esercito, nuovo tutto tecnologico. Effettivamente, Cosa sai della Sable International? ecco, la Sable International. Sappiamo, è un'agenzia di sicurezza internazionale. Viene La ingaggiata dai governi Meriwether. per arginare le rivolte o per scatenarle. Molto L'ultima bene. cosa che serve alla città è un branco di mercenari guerrafondai. Accidenti, i social stanno esplodendo. Hanno allestito posti di blocco in tutta la città e fermano e perquisiscono chiunque. È una follia. No, è paura. Norman Osborn si sente minacciato. Perbacco. Quindi ci sono questi lì. Ci stanno quindi i demoni di lì che ce l'hanno, vogliono farsi con Norman Osborn. E Norman Osborn che risponde sguinzagliando questo esercito di privato, insomma, ipertecnologico. Allora, in città, questa nuova operazione ci ha creato queste nuove, diciamo, le sfide, no? Deposito dei demoni, gettoni base, va bene. Vabbè, sembrano semplicemente dei punti in cui ci sono questi demoni, va bene, non sono chissà quanti. Direi, cambiamoci di costume, questo nero è molto figo, ma l'abbiamo già adoperato come si deve. Lo cambiamo e ne mettiamo uno mai utilizzato, per esempio, vediamo un attimo. Questi, vedi che figata, ragazzi. Allora, questo l'abbiamo utilizzato, questo, mamma quanto è brutto. Ok, direi questo del costume negative, non so esattamente che cosa, penso sia uno dei nemici di Spider-Man, non lo so, non ne ho proprio idea. Ok, vediamo che cosa. Niente, non ha nessun. Niente di particolare. Potere del costume. Ok, vediamo un attimo cosa può fare. Proviamo questa, dai. Ok. Allora, direi di andare a fare un po' questi eventi in mappa. Anzi, facciamo quelli da più lontani e poi ci avviciniamo man mano. Ok, sembrano soltanto botte, mi auguro quantomeno. Vai! Allora, quindi si infittisce la trama, ragazzi, eh. A tutti gli agenti a Tenderloin, com'è la situazione? Officio Oscar sotto attacco, sono i demoni. Ci penso io. Quindi da costume bianco a costume nero a costume bianco passiamo. Ok, volentieri. Se quelli della Sable mi odiano, potete immaginare che opinione ho io di voi. Ok, adesso imprigioniamo al muro. Ok. No. È già perché questi sparano come si deve, capito? Qui laser sparano. Due. Non azzeccano una, come intendiamoci. Ale, molto bene. La città è una zona di guerra. Controllate la blindatura dell'Abit, il tuo intervento non era necessario. Non era Ma è necessario. stato spassoso. Infatti. Vai. Andiamo a fare cosette, va. Già non mi piace questo costume, ve lo dico. Demone? Devo intervenire, ho un bagno di sangue. Ehi, i tetti sono per i barbecue, non per la guerriglia!
Che cos'è un lancio aereo? Non so cosa sia un lancio aereo, ragazzi. Allora. Dovrei essere sul libro paga di Silver Sable. Ah sì. Che cos'è un lancio aereo? Vediamo un po' tra le mosse, se mi dà questa informazione. Allora, lancio aereo. Ah, carino, non l'ho mai fatto. X tiene premuto Y. Ah, ok, quindi questo per area. L'ho fatto tipo la prima volta soltanto questa. La prima volta che giocavo facevo quella cosa là. Va bene. Ancora. Ciao, possiamo lottare o, attenzione, fare un barbecue? Fa freddino fuori. Meglio entrare. Dove? Non indugiamo oltre. Ok. Interessante. Nuovi cantieri. Sono al primo luogo della tua lista. Indovina cosa ho trovato. Demoni? Hai vinto una bambolina? Prova a capire cosa stanno tramando mentre io rompo il ghiaccio. Ci sono problemi perché non lo so fare i lanci di ragnatela. So tante cosette che non so fare, devo dire, Allora. Forse è un'abilità da prendere? Ma io... come si fa a lanciare? Scusate. Guarda che deficiente.
Cioè, sono problemi perché... Ok, fatta. Ale. Scusate un attimo il gioco con voi, eh. Ale, molto bene, dai, divertiamoci adesso. Cambio di turno? Meglio! I vostri colleghi non si sono rivelati all'altezza. Infatti. È così, è così. Peter, in quell'azienda dovrebbero produrre immobili artigianali. A me sembrano armi illegali, a essere sincero. E non voglio sconvolgerti, ma mi sembrano artigianali. Gli assassini hipster resteranno molto, molto delusi. Che sono gli assassini hipster? Ehi, non voglio dire che mi avete stancato, ma... No, in effetti mi avete proprio stancato! Rischio. Altri demoni. Ok, e se risolvessimo tutto con una gara di rutti? Una gara di rutti? Questa mi ha fatto ridere, ragazzi. Qual è successo? Vabbè, poi... Easy. Quindi dai cantieri di Fisk siamo passati al cantiere di demoni. Il posto è sicuro. Ottimo lavoro. Togliere le armi dalle strade è sempre positivo. Buono. Ok. Ci siamo. Facciamone un altro. Anzi, facciamo pure il viaggio rapido. Surf metropolitano. Ok. Scommetto che la ricezione è perfetta quassù. Bello. Accidenti, non volevano proprio farmi entrare. Quindi ora è... Buia! Come? MJ, sono nel secondo posto.
Ci credi che i demoni indossano la maschera in ogni momento? Deve essere un casino per loro distinguersi alle riunioni di lavoro. Cerco di capire cosa combinano mentre gli metti i bastoni tra le ruote. Attacchi da muro no, ragazzi. Niente, niente, tutto a posto. È qui da qualche parte. Ok. Ma io, raga, soltanto... Cioè, c'ho veramente poche munizioni. Affanculo. C'entro niente tanto a ricaricarsi, mannaggia quel porclo. Arrivo, quando sei degna. Niente, non si ricarica più. No, a parte scherzi, ma come facciamo a ricaricarlo, scusa? Vabbè, nel frattempo vediamo un attimo come si fa a fare... Ah, capito? Bene. Come si fa a fare l'attacco dalla parete, una delle prime cose che insegnano? BX, quindi salto e cose. Allora, una. Due. Tre. Ok. Vai.
Forza. Ok. Ok. Ale. Ehi, dei rimpiazzi! Il ruolo di demoni assassini sarà ora affidato a altri demoni assassini! Ok, ci possiamo divertire adesso. Siete solo paparazzi vestiti eleganti, no? Già lo sospettavo. Mamma mia, quanti. Peter, quello è il deposito delle donazioni agli enti di carità di lì. Abiti, libri. Raccolgono tutto dalle cassette delle offerte sparse in città. Una rete di distribuzione perfetta per muovere la droga. Ovvero la loro effettiva priorità. Come avete fatto ad arrivare così presto? Escluderei la linea 6! No! Male, ragazzi, malissimo. Rifare, rifare. Allora... Vaffanculo, come ha fatto a non prenderlo? Vai, oddio. Qualcuno c'è caschi su questa, però. Ale. Ehi, è qua? Ehi,
Ehi, dei rimpiazzi! Il ruolo di demoni assassini sarà ora affidato a altri demoni assassini! Allora, mi fate ricaricare ste cazzo di mine o no? Forza. Oh là là, ok. Rimossi. O siete solo paparazzi vestiti eleganti, no? Già lo sospettavo. Perfetta per muovere la droga, ovvero la loro effettiva priorità. Ad arrivare così presto, escluderei la linea 6. A riconoscervi con quelle maschere. Non vedo molte varianti, no? Fate. MJ, ho messo al sicuro la zona. Bravo. Perfetto, farò una soffiata anonima. Scommetto che nelle cassette, sotto i jeans di seconda mano, la polizia troverà qualche sorpresina. Deposito dei demoni, molto bene. Continua. Ok, questo... Scusa un secondo, devo verificare una cosa. Allora, in realtà... scusate un secondo, questa dovrebbe essere la puntata 21, se non erro. Ok. Ok. Bene. Allora, questa è fatta molto bene. Ne mancano due. Questo cazzarola dei costumi di merda, peraltro.
No, ma non mi piace più niente questo costume. Senti che musica, ragazzi. Che musica drammatica. Direi che ci avviciniamo al prossimo, ma lo facciamo la prossima volta. A tutte le unità, rapina e esercizio commerciale in corso. Addirittura. Segnalazione da Morningside Heights, passo. Ancora con le rapine stanno. Ci riserviamo il diritto di non servire e di pestare i criminali. È scritto sul cartello. Peter, ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti e ho fatto pressioni per arginare gli sciacalli e salvare il nostro... Colpa mia! La nuova versione del progetto ha tutte le carte in regola. Certo che sono disponibile. Enormi investimenti. Vieni di pronto. Incrociamo le dita, Doc. Lasciaci in pace! Ma così non cadeva! Facciamoci male, ragazzi, eh? Questi bulletti da strada, su. Una rapina vecchio stile. Amo il vintage, ma me... Aperitivo archiviato. La festa vera è all'interno. Ok. Va bene, ragazzi. Allora, questo che è? Scusatemi. Ci vediamo alla prossima, col prossimo deposito dei demoni.